Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, in questi giorni qua sta facendo veramente caldo, noi ci siamo seduti su una panchina per prendere un po' di fresco. Ma, vabbè, più o meno. Perché io comunque mezze maniche piumino ce l'ho ancora. Vabbè, però fa caldo rispetto a due settimane fa. Per noi fa caldo, ecco, probabilmente per voi magari che vivrete in Sicilia o quei posti lì farà caldo già da 3-4 mesi. Qua no. Siamo in Piemonte, in provincia di Cuneo, e quindi fino a una settimana fa ci saranno stati, penso, 3 gradi di pomeriggio. Sì. Quindi oggi fa caldo per me. Sì. Ma ora, per rendere la situazione ancora più calda, ho pensato di fare un AMI hot. Perfetto. Però, visto che tutte le volte, ma chi è che ci fa le domande? Esatto. I fan, non i fan? Ho deciso di scaricare un'app che si chiama proprio AMI. In realtà si chiama Nono Mai, che vabbè, Nono Mai è come l'hai mai, perché beh, non carino, non ho mai, invece cambia un po', distinguiamoci dalla massa. Noi facciamo il primo non ho mai della storia, il primo non ho mai, esatto. Non ho mai, esatto, il primo non ho mai è figo, cioè dai, cavolo, distinguiamoci, dai, poi è la stessa cosa però sì, ha solo un nome diverso, facciamo l'opposto. Tra l'altro vorrei far notare chi ha il cappellino più bello. Sono dubbi? No. Non ci sono dubbi, infatti. Ah, ok, perfetto, no. Oh, meno male. Allora, le sezioni sono vita quotidiana, segreti hot, cuori caldi, di tutto un po' popolari. Allora, vi dico, o vita quotidiana o segreti hot, perché gli altri si pagano. Non è ah! Quindi, voilà, è finito, finito, perfetto. Okay. Io direi segreti hot. Okay. Quando il sesso è davvero bollente. Gioca. Io vado. Fai swipe per una carta casuale. Inizia. Vedi, non ho mai, vedi che è bello. Non è ho mai rasato a zero i genitali. Ah, quindi qua bisognerebbe dire se tipo non ti sei mai rasato a zero, di dire ok, io non ho mai rasato. Bravo. Ok, ho imparato, sì. Allora, porca miseria, di. Cavolo. Io sto zitto. Essere un passo avanti è sempre meglio nella vita. Perché stai zitto? Perché mi sono già rasato. Quindi devo dire, l'ho fatto. Ma non è che devi dire, cioè spiega. Sì. Cosa devo spiegare? Mi sono rasato, cioè, i peli. Non è che. Vabbè. Non ho mai rasato a zero i genitali. No, sì io, o no? No, no. Mai. Mai. Non hai mai rasato. No. Vabbè. Vabbè, io. Io sì, ovviamente. Sì. Ok. Io sì. Ma perché io sono fatta diversa. Sì. Sì. Fortunatamente. Sì. E quindi. Sì, ecco. Così è la vita. Non ho mai portato sex toys a un incontro. No. No, non ho mai portato. Quindi quindi sì, non ho mai portato. Non sì, no. Sì, sì, non ho, sì, non ho mai portato. Sì, non ho mai aiuto, portato. Aiuto, che confusione. Okay, porto me stesso, che sono un cioè, sex quindi, bomba. Ma scusa, vado a un incontro con tipo la bambola gonfiabile sotto spalla, così che se nel caso va male. No, vabbè, ma per sex toys si intende. Sì, altro. Lo so, vabbè. Se tu vai da una ragazza con una bambola gonfiabile di fianco, immagino. Ma scusa, perché devo andare a, non so, a un incontro con una roba di gomma? Ma perché con la roba di gomma? Un sex toy? Ma perché? Perché devi portare roba che va contro il e no, tuo e allora cosa porti? Porti magari una figa di gomma? Ma no, porti. Ma cosa porti? Devi far rispondere? Ah, tipo le manette, quelle robe lì. Minchia, raga. No. Sì. Io non ho mai. Ah, ok, okay. No. Minchia, che casino. Ma rispondiamo tipo se l'abbiamo fatto o non l'abbiamo fatto. No, non l'ho mai fatto. No, io non ho mai portato. No, neanch'io, non ho mai portato. Ok. Non ho mai avuto un amico che sia diventato uno scopo amico. No. Purtroppo no, però se c'è qualche mia amica che si vuole offrire, io non mi tiro mai indietro. Madonna santa, che carestia. Ma, no, la sincerità, bisogna essere sinceri. Specialmente a fare questi video bisogna essere sinceri. Quindi. No, comunque io no, mai. Non ho mai avuto amici trombamici. Neanche io. No. No. Non ho mai fatto sesso senza usare un contraccettivo. Ah, sì. Non lo so, no, chiedi sì, a me, mica sì, ero no, libero. No. No, perché io sto ancora facendo fatica a dire. A capire tu dove sei nato, no, a dire, dove vivi, no, qual è il tuo senso in questo mondo. No, a dire sì, nel senso che cioè, è un casino, non ho mai. Io sono abituato a ai mai. Madonna, cioè, giusto ad invertire. Ti sballa. Cioè, dato in apnea. Comunque, sì, ho già fatto sesso senza usare un contraccettivo. Anch'io. Raga, non fatelo mai. Per sicurezza. Esatto. Ecco. No, infatti.
Prossimo. Cosa? Non posso, non so se posso dirla perché, cioè, io rischio anche un po' sempre il ban con questi video, quindi sì, devo limitarmi. Non ho mai dovuto inventarmi una scusa per via di una macchia di sperma. No, io non ho mai inventato scuse per quella cosa lì. No. Allora, a me era capitato una volta sulla macchina, però l'ho subito portata a lavare, quindi no. Ma poi la macchina era mia, quindi non avevo trovato la scusa, cioè. Infatti, allora quindi perché no. Dovevi raccontarci sta cosa? No, perché mi è venuto in mente quello, l'ho detto, scusa. Perché no, se devo stare zitto e dire se lo sì o no, 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 faccio questi video, cioè, mi piace anche raccontare. Ma se no, non c'è niente da raccontare. No, stavo però ha voluto raccontarci di quella raccontare volta non è detto, boh. Che è esploso qualcosa in macchina. No, io no, mai, no. Mai. Non sono mai andato o andata a letto con un'altra persona per vendetta. No, mai. Raga, no. Mai. Non ho mai fatto sesso con una persona di almeno 30 anni più giovane di me. Eh beh, no, perché cioè io non ho manco 30 anni, quindi devo ancora nascere proprio. No. Che in caccia. No. E no, io no. Pensa però se la frase era l'opposta, con una sarebbe, di 30 anni più vecchia di me. Sarebbe no comunque. Ne avrebbe 57. E beh, allora è nella fase perfetta esperienza. Per esperienza. No, raga, siamo no. Tutti troppo no, giovani. No. Non ho mai annusato la biancheria intima di un'altra persona. No, perché devo, cioè. No, e non me ne frega niente. No. Può essere che è capitato. Dovrebbe essere sporco, no? Lo sapevo. Ma io no. No, stavo pensando, ma perché devo andare a non usare le sue mutande? No, perché magari io avevo. Tipo quando torniamo da qualche viaggio. Io ti sto per dire, quando sono tornato dal viaggio ho aperto la valigia. Io ho aperto la valigia, trovo le mutande di Paolo piegate tutte uguali e ho detto ma le lavate o non le lavate? Beh. Semplicemente hanno usato, fortunatamente era tutto pulito e lavato. Se profuma. Per mia fortuna. Vabbè. Quindi, ok. Quindi sono sincera. Ovvio, sì. Beh sì, in quel caso lì l'ho fatto. È stato per una motivazione in quel caso lì diversa. L'ho fatto anch'io, ma io le mie stesse, magari come diceva lei, quando torno dal viaggio apro la valigia e dico ma aspetta, questo l'ho lavato o non l'ho lavato? Poi... E sì. Per una motivazione diversa però l'ho fatto. Non sono mai svenuto, quindi non ho mai fatto la cacca addosso. Addosso a chi? Addosso vabbè, da neonato. Vabbè sì, da neonato, sì. No, no, io vabbè. L'ho fatto una volta ma stavo tanto male. Ma mi è proprio scappata nel letto. Ah sì, proprio via, pum. Che schifo. E stavo male, non vabbè. Te lo ricordi? Che poi mi hai portato al pronto soccorso. Ah, con me ce l'ho io? Oh sì, stavo ma malissimo. Ma ti sei cagata addosso? Sì, sì. Ma se uno sta male? Ma stavo proprio male. Avevo male, avevo la colite, la gastrite. Ma forse sì. Beh, tipo no, io ho sboccato nel letto. Ma quella no, ma non è un'altra domanda quella. No, vabbè, però. Vabbè, quindi... ma io perché stavo male male. Ma ok. Vabbè, se sta male, cioè. Ci beh, sta. Certo, ovvio. Non ho mai fatto sesso regolare con qualcuno di cui mi vergognassi con i miei amici. Ah no. No. No, no. Perché? No. Ma ah, ho la sincerità. No, adesso devi sparare perché tu non puoi. Cioè, bisogna essere sinceri in questi video. Allora, sì, è capitato. Non farò nomi, però sì, è capitato. Paolo. No. Però Paolo puoi immaginare. Sì, sì. Ed è capitato. Lo conosco anch'io? No. Ah, ok. Bom. Allora il cerchio si restringe. Però io no, non mi sono mai fatto no. Dei roiti che poi dovevo nasconderli. No, dei roiti mi sono fatti, però non me ne vergognavo. Però tu ne andavi fiero, lo dicevi. Raga, guardate che rospo. Perché tanto il detto è in tempo di carestia ogni buco è galleria. Quindi è vero. Non ho mai fatto sesso con le calze. Ah no. Cosa stai dicendo? Con le calze la termica anche. Ah scusate. Non ho mai fatto sesso con le calze. Non ho capito il senso della domanda. Vedi, poi prendi per il culo a me, vedete? No, ma sapete perché? Perché mi è venuto il flash. Io sono cresciuto con quel film di American Pie che si mette il calzino e si s***a col calzino. No, ma con le e calze pensavo qua. Fare ah, con le calze. Con le calze queste. Ah, sì, beh, certo. Sì, 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 no. Sì, sì. Eh sì, le sveltine sei anche vestito. Ah beh, sì, è vero. Allora, è vero. Cazzo. Sì, sì, certo. È capitato anche con le scarpe. Sì, 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 beh, è allora ovvio. Sì, allora sì, 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 è vero, è vero. Bravo, è vero. Ah, pensavo che immaginavo la scena classica, no. Come strumento? La calza come strumento. Ah, No. Che no. Roba che no. Devo sentire, cioè veramente io... Non ho detto che l'ho fatto io, ho detto che l'avevo visto nel film, che usavano so. La calza. No. E tipo quando vai dal medico... La fa. Ma perché tiri le pietre? È un po'. Che già ci sono le macchine che mi sballano ma tutto l'audio. Ma cosa te ne frega? Non ho mai fatto l'amore davanti agli altri.
No, mai dato spettacolo. No. Mai. Tu hai le finestre che danno sulla strada, quindi sì. Io chiederei magari al tuo paese. Vabbè, può essere che abbiano visto, però. Cioè, io di mia spontanea volontà non è che dico, ci mettiamo proprio lì così ci vedono tutti. Ah, beh, no. No. Ma per cortesia. No, non ho mai fatto sesso quando altre persone erano nella stessa stanza. Sì. Sì, anch'io. Sì, anch'io. Sì. Ciao, Isa. Io ero a casa di Steu, non mio fratello, l'altro, l'elettrico, e solo che lui è tipo un open space così, no? E, però vabbè, lui dormiva, quindi. Sei sicuro che dormiva? Beh, non lo so. Non lo so. No, io però. Stavo salutando invece la mia amica che era lì, che dormiva. E dormiva. Lei lo sa, ma lo sa, bravo. Gliel'ho raccontato, poi e niente. No, ridiamo secondo me, ancora secondo me, oggi. Secondo me non dormiva perché continuava a dire, ma se devi usare casa mia per ciulare, cioè almeno pagami l'affitto. Casa mia c'era mia madre, mia sorella, mio fratello, cioè era già un casino. Invece lui viveva da solo, quindi ho detto, vado lì. Sì, era sempre. Cioè lui dormiva già quando sei arrivato. No. Gli sei scassinato la porta. No, eravamo io, la mia ex, lui, la sua ormai ex. E ero andati a fare una serata da qualche parte, non mi ricordo più, solo che poi cioè, cosa tira cosa, vabbè, prossimo. Ma dormiva proprio lì vicino a te? No, tu fai conto che tipo lui aveva un letto matrimoniale, no? Poi aveva, solo che casa sua è tipo open space e quindi è come se tipo lì ci fosse il letto e qua c'era tipo una sorta, insomma, cosa. Okay, se qua c'era il divano che si trasformò nel letto, io ho tirato giù il divano, l'ho trasformato nel letto, lui era lì, però era tipo un metro. Sì, attaccato, cioè, un metro. Cioè, se facevo così con la mano, gli battevo il 5. Ah, ok, praticamente. Okay. Non ho mai fatto l'amore contro una finestra. Tu sicuro? No, contro la finestra, contro. No, dalla finestra, c'è cioè, un conto, ma contro la finestra, no. Contro la finestra? Come tipo Ilias Maluma che sbatte i cancelli. No, io no mai. No, non mi ricordo, no. Ma... No. Ma noi, ma chi? Ma non con ma me. Che scomodo, poi c'è quella maniglia lì che tac, ma la poveraccia se la prende la schiena. Ma perché la maniglia? Perché tutte le finestre c'è la maniglia. E cosa c'entra? Lei mica ha specificato, magari è aperta, quindi l'appoggio sul davanzale. No, ci sarebbe scritto davanzale. Vabbè. Comunque ci sono anche le finestre scorrevoli. Ma sì, per esempio. No, comunque no. Dai, che palle. Non ho mai infilato il pene in un aspirapolvere. Ma mai. No, perché? Io non posso proprio, cioè. Ma perché? Mai, cioè, ma mai. Non ho mai guardato porno sul mio telefono. Madonna. Sì. No, io no. Sì. Non ho mai fatto il piercing ai capezzoli. No, ma vorrei farlo. No, che male. Sì, dicono che sia il piercing più doloroso. Però mi piacerebbe. C'è stato un periodo che volevo farlo. Però poi quando ho fatto quello sulla lingua, che ho visto quel lago, ho detto minchia no. No, io mi sono un po' fobico. No. Io no. Non ho mai fatto sesso su un tavolo da biliardo. Sì. No. So anche no. Perché non so perché mi è venuta subito l'immagine di quando eravamo con i nostri amici in Thailandia e ci sono tanti tavoli da biliardo. Ah, c'è un bar, no, però non lì perché. Però lì il biliardo va tanto. Sì, il biliardo va tanto. E ma dove se lo consumavano? È in hotel da mio padre, lui aveva il biliardo sotto nella sala. Ah, ok. No, ma lì va tanto proprio il gioco del biliardo. Sì, lì va tanto il gioco del biliardo. Tanto. Non ho mai desiderato avere genitali più grandi. No, ovviamente no. Mi basta. Sì. Pikabing. Non ho mai scattato foto di nudo a qualcun altro. Sì. Vabbè, facendo il fotografo mi è capitato di fare dei set di nudo. Meno. No, io no. Però sono solo finalizzati comunque alle foto. Questo, vabbè, non lo so, non l'ho capito. Non ho mai fatto sesso a una posizione dell'incudine. Qual è la posizione dell'incudine, scusa? A me già solo quella parola lì mi fa un po' sgiai perché. Cioè. A cuneo. L'incudine è dove picchiano il ferro dal cavallo. Sì, ma non è che. Pam! No, l'incudine. Voglio vedere. Guarda la posizione dell'incudine com'è. Ah, posizione sì, sarà così. Dell'incudine. È una posizione in cui la donna si trova sotto l'uomo, ma non nel classico missionario. Lei infatti appoggia le gambe sulle spalle del partner. Quello si chiama incudine. Porca miseria, ho capito. Allora sì. Toh, c'è anche l'immagine, così. Ah, qua sono due donne, non penso che funzioni, però. Così. Sì, però è quello. Sì. Ah, beh, sì. Sì. Minchia posizione l'incudine, cioè mi aspettavo tutt'altro incudine, mica fatto così, sì, scusa. Sì. Ma non lo so, non mi interessa. Vabbè, però. Comunque, esatto, cioè. Ah, è quella, allora sì. Non ho mai mentito sul numero di persone con cui ho fatto sesso. No, non è che nessuno dice scusa, quante? A che numero sei arrivato? No. Non mi interessa. Che numero di domande siamo arrivati? Tante. Le ultime due. Perché? Non ho mai guardato più di un gigabit di porno. Minchia, un gigabit. Ma nella vita?
Ma nella vita sì, avrò fatto 10 tera. Però un gigabit di porno? No, è la miseria. No, raga, no. Io veramente ci sono. Questo però glielo dico sempre. Non ho mai messo le palle sul tavolo, letteralmente. Io dico sempre, adesso lo metto lì e lo appoggio lì, tac, così. Ma perché bisognerebbe così fare una cosa del genere? Così. No, a parte che trovo che sia di una scomodità, no, mettere proprio solo le palle sul tavolo. Ma no, penso ma tutto, male. Cioè no, sono le palle. No, però in generale. Ma perché devo mettere le palle? Che schiacciamento. Cioè, perché? Cioè, tracche le gambe come sono, scusami. No, ma le appoggi tipo. Cioè, schiaccio tipo il tavolo qua, le appoggi, non è che ti devi sederci sopra. E le devo proprio far accavallare. Per quale scopo? Scusa? Esatto, cazzo, ma so. Qual è la motivazione? Ma qual è la motivazione? Non lo so perché. Non lo so. Così c'è scritto. Beh, io ovviamente ma non posso rispondere. Ma no, no, e non lo farò mai. No. Non mi interessa appoggiare testicoli su plance di legno. Va bene, raga, quindi un po' di domande le abbiamo fatte. Direi che quest'app è promossa. Perché sì, perché ha domande parecchio spinte. Fateci sapere se volete altri video di questo tipo. E noi dobbiamo sempre secondarlo a provarle. Sì, ovvio. Ovvio, ma perché io dico, raga, ho scaricato un'app figa, la proviamo insieme. Sì. Eccoci qua. Boom. Ed eccoci qua seduti su una panchina. Cioè, io mi sto immaginando le persone che continuano a passare in bici dietro la videocamera. Esatto. Che sentono tipo, hai mai messo le palle sul tavolo? Questi rideranno e diranno, boh, vabbè. Raga, cosa dire, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre alle 14:15.